Vladimiro Carraro, nuovo allenatore della squadra Berretti del Calcio Padova. Benvenuto. Ci racconti un po' le tue precedenti esperienze in panchina? Beh, io ho lavorato a livello giovanile per circa una decina di anni. Ho avuto la fortuna di lavorare sempre a livello professionistico. Ho lavorato in realtà quali Venezia, Treviso, Fiorentina, per molti anni, sempre seguendo diversi tipi di squadre, e questo mi ha permesso anche di formarmi a livello giovanile, di aggiornarmi continuamente, di formarmi in maniera completa, perché ho seguito vari tipi di squadre. Tante squadre, infatti, e hai un modello di allenatore della prima squadra o del settore giovanile al quale ti ispiri? No, sinceramente un modello di allenatore in particolare no, però sicuramente posso dire che ho avuto la fortuna di lavorare in parte e accanto a tantissimi professionisti, sia a livello di prima squadra ma anche a livello di allenatori della scuola calcio, di piccoli amici, e tutti mi hanno trasmesso qualcosa, delle idee nuove, mi hanno dato degli spunti. C'è sempre da aggiornarsi e da imparare. Cosa ti ha chiesto la società quando ti ha proposto la panchina della Berretti? No, intanto voglio approfittare per ringraziare la società, per ringraziare le persone che mi hanno voluto qui, a partire dal direttore De Poli, a Giorgio Molon e a tutta la società in particolare, perché mi stanno offrendo una grandissima opportunità, e me ne rendo conto, di lavorare in un ambiente professionale con una grande tradizione e una grande scuola a livello giovanile. Per quanto riguarda il sottoscritto, parleremo sicuramente durante l'anno degli obiettivi da perseguire. Io posso mettere la mia massima competenza, la mia massima umiltà e professionalità. Prima settimana di lavoro, come hai trovato i ragazzi, reduci dalle vacanze? No, i ragazzi hanno una qualità media buona, sicuramente non, in così poco tempo, in pochi giorni, non possiamo fare una valutazione completa, c'è bisogno di più tempo, perché insomma conosciamo i ragazzi e va lasciato il tempo per maturare e il tempo per far vedere le proprie qualità. In più avevamo molti ragazzi in prova, stiamo cercando di fare delle valutazioni, di sbagliare il meno possibile, di dare a tutti l'opportunità di esprimersi al massimo.